E salve a tutti ragazzi, sono Mr. Gabby Gamer. Quest'oggi sono qui perché faremo una reazione video del canale di The Gaming. Vi lascio il link in descrizione del suo canale. Vabbè, intanto lo metto in tutti quanti i video. Però vi lascio comunque sempre il link in descrizione. Allora, io direi... Che è sta cosa? Vabbè, lui ha fatto le miniature che vedete in queste cose. Le miniature che vedete le ha fatte con un'applicazione. Fatemi sapere se portare un video tutorial su quell'applicazione, perché io sarei molto, molto disposta a farlo. Io direi di iniziare reagendo a questo video, cioè come organizzare il quando caricherò i video d'ora in poi. Poi lascia chi resta a casa, vabbè, quello là è un altro fatto. Adesso andiamo appunto io dietro, io l'avevo già visto. Allora, prima di tutto vediamo la descrizione. In questo video vi spiego quando caricherò il video e di cosa parleranno. Vi dirò anche l'orario preciso di quando usciranno. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi i nuovi video. Nei commenti scrivetemi quale gioco volete che porto il giovedì e il venerdì. Hashtag resta a casa e i commenti sono stati disattivati. A questo serve Instagram, perché se i commenti vengono disattivati potete andare su Instagram. Mettiamo il like, ha fatto, vabbè, 5 like e 131 visualizzazioni. Eccole qua, vedete, queste 131 visualizzazioni. E il video l'ha esportato, perché io vedo tutto, in 720p. È buono, come cosa che calcolate, che prima li esportavo a 480p, quindi è molto buono. E niente, raga, iscrivetevi al suo canale perché sta già 24 iscritti. Dobbiamo farlo arrivare a 100 iscritti entro la fine dell'anno. Quindi iscrivetevi tutti quanti al suo canale. Ok, iniziamo. Benvenuti ragazzi, io sono The Gaming. In questo video vi spiegherò come farò i video di cui, quando li farò, vi spiegherò come organizzerò. La cosa brutta, raga, che lui il video... Aspettate, la cosa brutta che lui il video li registra non in orizzontale, così, ma in verticale, ed è brutto per vedere, da vedere. Alla domenica farò 3D Roblox, quindi due video al giorno sempre. Quindi alla domenica 3D Roblox, una mattina e un pomeriggio. Alla mattina mattina alle 9, pomeriggio alle 6. Martedì farò due video di Vector, sempre stessi orari. Mercoledì farò dei video alla mia... Come dice mentre? Mercoledì farò dei video alla mia PlayStation. Quindi ragazzi, c'è da divertirsi, perché ho in programma di giocare a GTA, però GTA 4, quindi soltanto i mercoledì, sempre gli stessi orari, mattina e pomeriggio. Poi vi informo che farò il giovedì. Farò il giovedì e venerdì. Devo scegliere un gioco da fare, perché devo ancora vedere tra i vari giochi, perché voglio scegliere un gioco abbastanza, un gioco bello da portare sul canale. Voi in caso scrivetemi nei commenti quale gioco vorreste. Io intanto ho cercato. Che poi raga, questa programmazione lui non l'ha portata più avanti, perché raga, sapete, è pesante portare video. Cioè, se non si è abituato, è molto pesante portare video durante l'orario. Calcolate che poi lui li pubblica dal cellulare e quindi deve essere praticamente preciso con gli orari alle 9 in punto deve uscire. Mentre dal computer tu puoi andare direttamente da programmazione e far uscire quel giorno a quell'ora, ed è molto ma molto più comodo. Infatti quando io tipo dico alle 16 uscirà un video, appunto lo programmo, oppure quando vedete le premiere, tutto perché si fa dal computer. Il sabato e la domenica, vabbè, informo che comunque giovedì e venerdì sempre stessi orari, 9 e 6. Mentre sabato e domenica di nuovo, sabato Roblox, domenica Vector. Però vi informo anche che quando questo gioco, credo che lo abbiate per scontato, quindi vi aggiornerò sempre su quale video carico. Nel senso, se conosco Vector, non ci sarà un altro gioco al posto suo che dovremmo mettere. Quindi questo è un giovedì. Bene. È sempre come sarà questa quando lo finirò i giochi. Roblox no, credo che rimarrà sempre come gioco della nostra amica. Credo che lo farò sempre, perché non si può finire Roblox. Miliardo di mappe, no? Ecco, ci sarà da divertirsi. Pure per la PlayStation, tipo, finisco GTA
oltre 4-5 giochi, Naruto, Basket, Call of Duty Black Ops 2, Battlefield 4. Allora, però questo video vi sia piaciuto? Va bene, allora è finito questo video, io non ho detto niente perché stavo appunto ascoltando. Allora, la programmazione appunto lui non l'ha portata più avanti perché avendo è molto ma molto ma molto complicato fare una programmazione. Adesso andiamo a vedere. E poi lui fa le miniature. Cioè vedete, si vede che questa qua l'ha presa da Google. L'ha fatta lui, però questa qua si vede da qua sopra che l'ha presa da Google. Anch'io lo facevo, però io cercavo una dove non si vedeva, oppure lo ritagliavo. Ma sono un genio, raga. Allora, adesso, dopo aver visto questo tizio, andiamo a vedere la nuova programmazione, perché appunto ha portato la nuova programmazione. Quindi, allora, oggi vi spiego la nuova oggi vi spiego la nuova organizzazione del canale. Ho deciso di fare il video al giorno. Comunque ecco il link del mio vecchio canale di 2 anni fa. Un suo amico ha detto questa cosa. Vabbè, io scrivo così. Scrivo che sto facendo questo video. Vabbè, andiamo a vedere la nuova programmazione. Io sono The Gaming. Mi sono accorto di una cosa in giorni. Praticamente mi sono accorto che la programmazione dei video che avevo fatto nel video. Ho fatto lo scorso video, ho fatto un video un po' di tempo fa, dove dicevo appunto una programmazione dei miei video. Purtroppo mi sono reso conto in questi ultimi giorni che è molto difficile rispettare questa programmazione. Quindi vi dico questo breve corto video, soltanto che farò video al giorno, ok, senza mantenere nessun orario, nessun un video al giorno, come semplicemente vi avviso che in estate mi arriverà la nuova postazione da gaming, quindi potrò finalmente fare i video sul computer, cosa che ho sempre voluto fare da più, ragazzi, dovete sapere che ho avuto parecchi canali, appunto molti canali su YouTube che se cercate li trovate ancora. Anzi, se volete faccio una bella cosa, vi metto il link in descrizione del mio vecchio canale di 2 anni fa, ragazzi. Quindi ragazzi, spero che questo piccolo video vi sia... Ah bene, sì, comunque raga, la sua postazione da gaming, cioè Giuseppe, se stai guardando questo video, scusa ma non ti voglio discriminare, non è molto potente il computer, è per giocare a Fortnite sì, però non è potente per registrare contemporaneamente, però puoi fare dei buoni video vlog, quindi tipo registri col telefono, poi lo trasferisci con questo magnifico cavo che, raga, ce lo scoccio perché si è rotto. Vabbè, io mi prenderò uno con la 2080 Ti, raga, quindi il computer poi ha voglia di fare video su Minecraft, GTA, tutti i video che volete io vi li porto, però me lo dovete scrivere nei commenti. Allora, facciamo adesso la reazione. Questo video l'ho già fatto. Facciamo la reazione al vlog, al primo vlog del suo canale, che ha fatto ben 67 visualizzazioni e 7 like, perché adesso ne metto un altro. Poi ha messo: ragazzi, questo è il primo video che pubblico sul mio canale, se vi è piaciuto il video lascia like e iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdere i nostri video. Il canale di Francesco, mio amico, vediamo se l'ha azzeccato, perché se non l'ha azzeccato questo qua diventa dislike. Non è quello suo, perfetto, vabbè, fa niente. Perché non c'è più, non ci sono più video, raga, vabbè. Andiamo indietro adesso, vabbè, andiamo a vedere questo video. Vai, 3, 2, 1. Aspettate, prima di tutto, a quanto l'ha esportato? Qua mi dice HD. Zitto, 1080p. Poi nella descrizione vediamo i commenti. Like, vabbè, sì. Gli vale mania, questo qui l'ha scritto sul vecchio canale, vabbè. Non mi vedete? Lo so che non mi vedete, però dopo ma perché dice che non mi, perché dice che non mi vedete? Vabbè, massimo fossore qua. Vabbè, sto con un mio amico che si chiama Francesco Pascal, non so se lo vedete, però vabbè, siamo andati a un bar, questo è un vlog comunque, siamo andati a un bar per comprare
vicino. Però il problema è che sono finiti, e neanche finiti, quindi sono preso un pacco patatini, lì c'è un pacco patatini a testa. Andiamo in un altro bar tra poco. Vediamo cosa dice questo scemo. Questa Nicornetta. Posso provare ad andare anche a questo bar qua, sta qua. Perché se vendono i cornetti. Vabbè ragazzi, siamo seduti in un punto, comunque non faccio delle patatine, eccole qua. Vabbè raga. Ovviamente ci dobbiamo togliere la mascherina per mangiare. Che poi questo video l'ha messo. C'era ancora la fase 2, non c'è ricreta del 18 maggio, ma quella del 4 maggio, infatti, 7. Comunque, andate a seguire lui, che ha un canale YouTube, metto il link in descrizione, comunque. Vabbè. Ecco, un cane che abbaia. Vabbè. C'è un cane che abbaia. Comunque... non so queste patatine, raga, scadono il 25 maggio. E sono molto buone comunque, me la patatina 28. A me sta scritto 28. Comunque, però sono molto buone comunque. La marca non la dobbiamo far vedere. Perché non è un video? Perché quello là non è un video sponsorizzato. Mentre i video che faccio io sono sponsorizzati, perché finalmente sto avendo le sponsorizzazioni. Su cibo, raga, ma perché ho messo i sottotitoli? Non li voglio i sottotitoli. Ma a casa mia, a casa sua, noi facciamo scorpacciate di cibo, come ho fatto anche in un canale con il mio amico Mr. Gabriele. Che poi fare quei video che voi avete, che ho pubblicato è stata la cosa più difficile editarlo e postarlo. Durava 50 minuti quel video. Però raga, madonna me. Fatemi sapere se portare altri video del genere. Potrei fare una collaborazione con qualche marca e mangiare solamente una cosa di tutto. Fatemi sapere. Cerco di portarvelo comunque. Andate a seguire anche Mr. Gabriel Gamer. Non ci ha detto quando no. Vi lascio il link in descrizione sia nel suo canale che in... Vediamo se l'ha messo il mio link nel mio canale. Non l'ha messo. Dislike. No, poverino, mettiamo i like. Vabbè, dai, raga, adesso siccome non mi piace tanto sto video vlog, perché questo qua non l'ha fatto lui, non l'ha editato lui. Perché dovete sapere che vlog che avete visto, tipo, allora, questo video e questo video, sia miniatura che editing l'ho fatto io. Yay! Quindi adesso andiamo a vedere questo vlog che ho pubblicato anch'io sul canale, vabbè. Che ha fatto ben 58 visualizzazioni, ci sono anch'io qua. Questo qua l'ho messo, sono andato con l'account di Giuseppe The Gaming. L'ho editato tutto io, ho messo il titolo io, ho messo la copertina io e anche la descrizione. Quindi tutto quello che vedete l'ho fatto io. Oggi vi porto il secondo video vlog del canale insieme a Mr. Gabri, cioè Mr. Gabri Game. E vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanella, lasciando un bellissimo like. Canale Mr. Gabri Game, vediamo se l'ho azzeccato. Vi immaginate non l'ho azzeccato, raga? Ho messo tipo quello di un altro. No, raga, è una figura di... Sì, sono io! 150. Raga, fermi tutti, adesso vi parlo dello sponsor del video di oggi, cioè Scam Italia. Scam Italia è una serie TV composta da 4 stagioni, creata nel 2018. È una serie che parla della vita giornaliera di alcuni studenti, in questo caso del liceo di Roma. E lo potete trovare sia su TeamVision e ormai dal 1 gennaio anche su Netflix. In descrizione troverete tutte le informazioni. 156 iscritti, ovviamente. Seriamente siamo a 156 iscritti. Raga, io la scorsa settimana stavo a 140 iscritti. La scorsa settimana, raga, io stavo a 140 iscritti. No, dobbiamo andare a controllare. Raga, ma seriamente. Su! No, fatemi controllare anche la cellulare, perché raga, 156 iscritti. Raga, infatti in quel momento sono andata a controllare alle statistiche del mio canale e mi dice che sono salito negli ultimi 28 giorni di ben 48 iscritti. Vi lascio anche la foto.
Suca! Su. Che fortuna! 150. Ragazzi, sta andando molto velocemente. Grazie. Grazie di cuore. Ok, iniziamo. Cioè, incominciamo. E beati ragazzi. Si sente io che dico. E beati ragazzi. Aspetta. Si sente io che si sente la mia voce che dico via. E beati ragazzi, io sono The Gaming. Beati ragazzi, io sono The Gaming. Bella, questa è... raga. Raga, questo è questo è il secondo volta. Buongiorno. Vabbè, comunque lo sto facendo non più con l'altra amica, ma con Mr. Gabriele. Bella. Cioè, ma guardate che editing. Lo sto facendo non più con l'altra. Aspettate, vedete, pronti? Guardate che editing! Ehi! Sono Mr. Gabri Gamer! Madonna, che bello! Cioè, bella! Mettilo tra i telefono, bello! Ciao! Vabbè. Io sto registrando! Vi metto il link in descrizione del suo canale. No. Comunque approfitto questo momento per salutare un mio iscritto che è il mio iscritto anche a mio, è stato iscritto anche al mio vecchio canale, quindi mi conosce da 2 anni. Anche da 3 forse. Vabbè, si chiama Vale Mania il suo nome. Metti il nome. Metto anche il link del suo canale. Così, giusto perché so perché gentile. Sei bravo. Vabbè, comunque niente, lui se mi ha visto un video che ho fatto 2 anni fa si ricorderà sicuramente di lui, perché in un video che ho fatto di Clash Royale, Alex Gabriele. Allora, in un video che ho fatto di Clash Royale, in un video che ho fatto di sembra un delfino quasi, Alex Gabriele. Allora, in un video che ho fatto di Clash Royale lui stava con me, quindi stavo ritornando da scuola, ha detto mi chiamo Alex Gabriele, ha detto lui. Quindi da quel momento vabbè. Ora andiamo a prenderci un bel gelato artigianale. L'ho fatto io l'editing, Con quante mascherine, anche se a me non ce l'ho però io ce l'ho in tasca. Io sto con quante mascherine. Allora aspetta, fammi parlare. Bella, ciao. Allora io c'ho io sto con quante mascherine, però siccome in bicicletta si muore di caldo, come vedete che c'ho il casco, c'ho la GoPro che sta registrando a tutte le parti, le devo attaccare. Ma è vero, per evitarlo non me metto video. Perché sennò mi viene l'affanno e muoio in mezzo alla strada. Appena andiamo a qualche negozio si vede che qua il appunto, casco aspetta me metto perché... che qua il casco era come si dice, cioè era largo la testa, raga, però era strettissima, qua era vuoto però la testa era stretta. Mi viene l'affanno e muoio in mezzo alla strada. Appena andiamo a qualche negozio me la metto. Vabbè, comunque vi dico già che anche mi sta registrando, quindi potete vedere tutti e 2 video, sia col mio che quello suo. Quello suo durerà di più. Però vabbè, comunque appunto di più, un minuto di prima, un minuto di meno ha durato quello mio. Le parti che potete, una prospettiva di, potete vedere sia dalla tua prospettiva, dalla sua angolazione. A me si vede più che altro il video in bicicletta. Sembra come se so fossi più basso. Ma tu la faccia stai divertendo qua? No, in mezzo alla strada sto divertendo. Ah. Vabbè, tutta questa cosa avete velocizzata, sembra come sono. Comunque, Sana. Vabbè. Tutta questa cosa avete velocizzata, sembra come sono. Comunque, Sana, appunto, ne dovete approfittare perché ci sono alcune parti che lui taglia, ma io registro, quindi potete vedere cosa fa lui quando decide di fare un taglio. Capito? Quello per, serve anche a questo vedere queste 2 parti. Magari io metto, faccio un taglio, però lui registra. Quindi ecco, diciamo, qual è lo scopo di vedere queste 2 parti. Raga, noi dobbiamo andare a prendere un gelato a quel bar che sta dietro di me, non so se lo vedete, aspetto un po' test. Cioè, questo qua non ha capito, Giuseppe non aveva capito che non doveva spostare la testa, ma il telefono. Se tu stai così non devi spostare la testa, devi spostare il telefono. Cioè, non è che ci vuole tanto. Beh, vabbè, non so se lo vedete. Sta una fila di circa 4-5 persone, possiamo aspettare circa mezz'oretta, penso che aspetteremo. Però adesso faccio la stessa cosa sul mio canale. Diciamo che vabbè, diciamo che aspetteremo. Dobbiamo aspettare perché siamo andati ieri al bar a fare questa fila, però Pascal, il nostro amico, ha detto, cioè non lui, diciamo che io e lui volevamo dei gelati anche a pizza, mentre Gabri voleva per forza il gelato artigianale, quindi perché quello artigianale è più buono. Oh sì, felzitto, quello artigianale è più buono. Cioè raga, volete mettere un cornetto preso da quelli surgelati contro un cornetto col gelato artigianale? A parte il fatto che quello artigianale è tipo un botto di gelato. Non trovare a comprarlo. Lo aspetteremo, Tanto il mio telefono è anche abbastanza carico, sta a 50, il mio telefono dura tanto la batteria, quindi sto a posto. Allora raga, vi voglio dire una cosa. Comunque... Ah, guardate adesso, allora facciamo così.
Allora. Tenete. Aspettate. Tenete conto. Tenete a mente questa persona. Questa. Questa persona. E poi ve lo zoom. Cristina ha detto no. Questa secondo me è la parte più bella di questo video, raga. È la parte più bella di questo video, secondo me. Raga, finalmente preso il gelato dopo 3 ore. Comunque ho preso pistacchio e poi un nuovo gusto che si chiama Oreo Vaniglia. Niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi lascio un bellissimo like, iscrivetevi al canale, condividete il video a tutti quanti i vostri amici. Seguitemi su Instagram, che c'è il mister Gabriel Gamer trattino basso. Fatemi sapere se portate un tutorial su come utilizzare l'applicazione per fare queste miniature e poi su come utilizzare, oppure se fare altri videoblog che comunque usciranno, perché molti non ho già registrati, li devo solamente editare e pubblicare. Niente, da me raga, mister Gabriel Gamer è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga.